Carissimi utenti, siamo qui collegati da Sant'Antonio Abate nella finale tra la squadra del Prater Club e la squadra del Pontecagnano femminile. Possiede 47 anni di vita, nata nel 68, la compagine del Prater Club davvero si mostra molto elegante e raffinata. La squadra della città di Napoli tende a portare in alto i colori del Prater Club. Siamo qui con il mister Aquilino, qui nelle immagini. Ecco mister, davvero 47 anni di vita sono tanti, ma oggi è davvero un grande giorno per voi. Fate questa finale del campionato femminile, è davvero un grosso traguardo, è davvero un successo storico. Qual è la sua opinione? I 47 anni sono 44 quella maschile e 3 questa femminile. È un percorso che sta durando da 3 anni di continua crescita. Queste ragazze sono state eccezionali perché già dal secondo anno sono arrivate ai playoff perdendoli per un'inezia. L'anno scorso l'abbiamo vinti sempre da secondo posto, quindi è un gruppo eccezionale di continua crescita. E ci sono molte ragazze che lo fanno chiaramente da molto tempo, qualcuna ha iniziato da poco, ed è un gruppo, diciamo, sportivo che sta crescendo alla grande, e questo è uno dei risultati di un lavoro fatto di equipe cominciato 3 anni fa. E la soddisfazione grande è quella di giocarsi la finale di Coppa come prima volta nella storia del Prater Club femminile. Ecco, quindi è davvero un traguardo storico. Telesport.name trasmette la finale qui a Sant'Antonio Abate, la finale femminile. Il Prater Club, una squadra che in realtà ha davvero avuto grande successo nel tempo e ha raggiunto questo traguardo davvero storico. Ecco mister, giustamente si raggiunge questa finale, secondo lei come finirà questa partita? Chiaramente io spero bene per il Prater. Intanto da sportivo quale mi ritengo, spero che sia una grande partita, leale e combattuta. E poi le finali, si sa, sono partite secche e quindi è difficile fare un pronostico. Ecco, mister, raccontiamo un po', Prater Club, da cosa deriva questa etimologia del binomio linguistico? In realtà significa per raggiungere ambiti traguardi e ricordarli, Prater. Per raggiungere ambiti traguardi e ricordarli. Quindi in pratica questo è un acronimo di diverse parole? Esatto, è nata così. Il presidente Roidi potrebbe spiegare meglio di me la storia del club, che so che tra i fondatori, oltre al padre dell'attuale presidente, c'erano personaggi come anche i fratelli Bennato, che gioca Edoardo e Eugenio. I fratelli Bennato hanno fatto parte praticamente della società. In pratica, in effetti, nell'acronimo la lettera T, Prater, che quindi la lettera T è integrata in questa parola, traguardo, in realtà oggi abbiamo un traguardo, quindi è stata azzeccata in effetti. No, il traguardo già della finale è importante, perché alla fine le ragazze avranno la coppa, come nell'ipotesi anche di seconda posizione. Certo, no, ma il traguardo è già eccezionale, perché in 3 anni, come ho già detto prima, abbiamo avuto una crescita esponenziale. E quindi c'è solo da ringraziare questo gruppo, che è un gruppo che lavora sodo. Noi ci alleniamo su un campo dove la temperatura è sempre bassa, i camaldoli, e queste ragazze si allenano con qualsiasi tempo ed è veramente, e lo fanno solamente per sport. Ecco, raccontiamo un poco, descriviamo, il termine più appropriato, l'età media delle ragazze, prego. La più piccola è del 98, Pragliola, e poi partiamo dai 17 per passare all'età massima, che è 36 del capitano della Roidi. E quindi c'è, diciamo che abbiamo una età media varia, si va dalla 17enne alla over 30, e quindi c'è tutto in questo gruppo, le giovani, le esperte e quelle che hanno un'esperienza, diciamo, in mezzo, cioè che sono al centro della carriera.
Siamo qui con Esposito Roberta, che ha un trascorso anche in Serie A. Ecco Esposito, davvero un traguardo eccellente questo del Prater Club. Lei si è trovato sempre bene? Sì, beh, so da un anno, però questo è comunque un traguardo che noi abbiamo cercato, quindi noi siamo onorati di essere arrivati in finale perché era un nostro punto di arrivo e ce la giochiamo fino alla fine, insomma. Secondo lei attendeva questo risultato? Ci avete impiegato tutti i sacrifici, vero? Assolutamente sì, come ogni competizione, che sia campionato, che sia coppa, come ripeto, erano i nostri traguardi, quindi ci fa piacere essere giunti qui, ora vogliamo vincere. Siamo con Maria Grazia Di Giovanni. Ecco Di Giovanni, davvero un traguardo storico per il Prater Club, anche per lei. Ecco, secondo lei come sarà questa gara? Comunque è una bellissima esperienza e spero che comunque riusciamo a raggiungere un obiettivo che ci stiamo provando da almeno un anno. Ecco, ci state provando da almeno un anno, quindi avete cercato di giocare tutti i moduli di gioco inimmaginabili e impossibili. Sì, e speriamo di dare il meglio di noi e di assistere ad un gioco di squadra. Con la dottoressa Carmen Troia, responsabile FIGC del calcio femminile campano. Ecco, dottoressa, davvero c'è un grande impegno, c'è una grande abnegazione, c'è una grande voglia di giocare al calcio da parte delle giovani calciatrici. Alla fine questo si deduce che il calcio femminile è prettamente presente in Campania, anche al lavoro grazie del suo comitato, vero? Il comitato regionale Campania, buongiorno a tutti. Allora, il comitato regionale Campania, nella persona del presidente Pastore e nella mia persona come responsabile regionale calcio femminile, è molto attenta allo sviluppo in tutto il territorio del calcio femminile. Diciamo che si stanno avendo notevoli sviluppi in questo senso. Siamo ancora agli inizi, però diciamo che i risultati si stanno vedendo, ma soprattutto con l'impegno e la dedizione di illustri presidenti come quelli che oggi qui si disputano la finale di Coppa Campania regionale. L'impegno c'è tanto, la passione e la perseveranza non manca e speriamo di raggiungere ottimi risultati il prima possibile. Grazie. Ecco, in questo momento di crisi di calcio, voglio dire, giustamente in tutti i settori da un punto di vista economico, invece il calcio femminile davvero ce la sta impiegando tutta per poter essere presente. C'è bisogno anche di una forte volontà nel calcio, vero? Ma come le ho detto prima, la volontà al di là del comitato come ente promotore, soprattutto dei presidenti, dei genitori, dei mister, che comunque delle ragazze che comunque si impegnano e mettono tutta la loro passione negli allenamenti e nelle partite. Pensate che noi come comitato regionale Campania quest'anno per la prima volta in tutta Italia abbiamo fatto anche il campionato regionale Under 17, quindi diciamo che stiamo cercando di svilupparci in tutti i settori, a partire proprio dal settore giovanile scolastico, passando per l'Under 17 per poi arrivare alla Serie Maggiore, che è quella che qui ci interessa. Alla fine giustamente ci saranno due coppe e le medaglie, vero? Certamente, ci saranno la coppa per la prima classificata e per la seconda classificata e le medaglie per tutte le ragazze.